amici di Bike Show, siamo qui con Giovanni Battaglini, siamo a casa Battaglini, siamo qui in una giornata, due giorni anzi, di festa col ciclismo. Sì, abbiamo organizzato questo evento, due giorni che parliamo di sport, che facciamo vedere i prodotti nuovi, test, anche programmi sull'alimentazione, quindi un po' completo, giornate complete. Peccato che oggi abbiamo avuto la giornata un po' freschina e anche piovosa. Speriamo domani sia bel tempo e venga la gente, perché quando c'è il contorno della gente è sempre festa, ugualmente. Qua si proveranno le mountain bike e le bici da corsa. Tu sei uno dei pochi grandi costruttori in Italia che crede sia nella strada, ma soprattutto investito tanto nella mountain bike. Sì, noi è il 13° anno che abbiamo una squadra, che abbiamo iniziato con il marchio Full Dynamic come mountain bike, mentre il Battaglin è sul gamma corsa. Abbiamo investito sempre su questa disciplina perché, prima cosa, a me piace molto perché è un ambiente abbastanza familiare, quindi questo mi entusiasma molto. E poi anche perché abbiamo visto che il mountain bike attirava e c'era un buon lavoro, e oggi abbiamo il 50% oltre che facciamo mountain, quindi questo ci permette di poter sempre investire sia con la squadra sia con progetti nuovi, cose nuove, quindi ci fa piacere questo. Una squadra che quest'anno non tanti atleti ma molto forti, una squadra comunque forte. Sì, noi abbiamo sempre 6, 7, 8 atleti, non di più, perché dopo gestirli è sempre problematico, eccetera. Però vogliamo sempre cerchiamo sempre di avere sempre atleti a alto livello, perché ci interessano le corse importanti e non le corsette. Però è logico che la stagione è fatta di tante corse, quindi ci sta anche le piccole, perché anche le piccole poi, andando a cuore i grossi team e grosse squadre, i grandi atleti diventano anche gare importanti nel futuro. Questo bisogna dare atto e farli crescere. Tanti anni che sei nel ciclismo, prima da corridore, poi da industriale, qual è che potrebbe essere il consiglio per questo ciclismo di oggi che è cambiato da tanti anni fa? Beh, diciamo che il ciclismo da quando correvo io a oggi è cambiato molto, soprattutto come atleti, secondo come ingaggi e come componenti, è cambiato moltissimo. Basta vedere che evoluzione c'è stato sul campo della bicicletta come componentistica. Noi si correva ancora con il cambio quando avevamo la levetta laterale, con una frizione fatta con due coperchietti, era cose rudimentali. Guardare oggi come viene fatte le cambiate, però questo ha portato sì che la bicicletta ha avuto questo sviluppo, specialmente io parlo Veneto, la mia terra, diciamo, è stata una cosa stratosferica, perché la gente va tutto il periodo dell'anno, va in bicicletta sia corsa che mountain, quindi fa piacere, per noi è una grande soddisfazione che il pubblico, la gente segue lo sport, che è sempre lo sport, sempre il migliore, secondo me, sempre più puro, più difficile, quello che ti dà più soddisfazione di tutti. Bene, questa sera ci spostiamo alla presentazione ufficiale del Team 2010, giusto? Sì, stasera con questo evento abbiamo colto l'occasione di presentare il nuovo team. Andiamo sul ristorante Rosina dove lo presentiamo e facciamo le cose un po' fra amici soprattutto. Però abbiamo i nostri sponsor, tutti i nostri amici, i nostri atleti, quindi lo presentiamo con nuovi prodotti che correranno gli atleti 2010.